Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Mauro Corona, storico opinionista di Bianca Berlinguer, ha fatto un duro sfogo durante l'evento Pordenone Legge, dove ha presentato il suo nuovo libro Lunario Sentimentale. Ha annunciato che potrebbe essere il suo ultimo anno in TV, affermando di sentirsi inutile nell'aiutare qualcuno e di essere stanco delle dinamiche televisive. Questa non è la prima volta che pensa di dire addio al piccolo schermo. Già in passato aveva manifestato la sua insoddisfazione. Durante la presentazione del suo libro, Corona ha parlato del suo ruolo a Sempre Carta Bianca, dove cerca di dare voce a chi non ce l'ha. Tuttavia, sembra essere deluso dai risultati ottenuti e si chiede se valga la pena continuare. Tutte le battaglie che ho proposto da Bianchina hanno avuto zero risultati. Allora che sto a fare lì, a far crescere gli ascolti? Il suo sentimento di delusione è palpabile e sembra essere determinato a lasciare il programma. Già in passato aveva minacciato di abbandonare la TV, come quando lamentò di essere stato querelato da Aurelio De Laurentiis. Anche in quell'occasione aveva espresso dubbi sul suo futuro televisivo. Corona si è scusato per una battuta infelice fatta durante una puntata di Sempre Carta Bianca, ma ha ribadito di non essere sicuro della sua permanenza in TV. Le sue parole sembrano trasmettere una profonda delusione e un senso di inutilità nel suo ruolo di opinionista. Resta da vedere se deciderà davvero di abbandonare il piccolo schermo o se troverà la motivazione per continuare a dare